Il giorno dopo la dichiarazione di annessione firmata da Vladimir Putin, nuovo rovescio delle truppe russe che si ritirano da Lyman, in Ucraina orientale. La società di gestione del gasdotto Nord Stream 2 ha reso noto che è finita la fuga di gas iniziata dopo le esplosioni sospette avvenute nei giorni scorsi nel Mar Baltico. Cortei di protesta in moltissime città del mondo in solidarietà col movimento iraniano scatenato dalla morte di Mahsa Amini. Le truppe russe si sono ritirate dalla città strategica di Lyman, in Ucraina orientale. La decisione per evitare il rischio di accerchiamento. A comunicarlo non fonti ucraine, ma il Ministero della Difesa di Mosca. Le forze di Kiev hanno circondato le forze russe nella città orientale. Il contingente russo ammontava a un totale di oltre 5.000 soldati. La ritirata arriva il giorno dopo che Vladimir Putin ha firmato i trattati di adesione che formalizzano l'annessione illegale da parte della Russia di 4 regioni occupate in Ucraina, segnando la più grande acquisizione forzata di territorio in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Grande la soddisfazione dei soldati ucraini. Questa esatta area è stata liberata circa 5 giorni fa. Io potrei andarvene un po' perché tutto questo periodo è stato molto lungo. Ecco, quello è un carro armato russo, ci sono molti carri armati russi qui. Sono stati tutti distrutti dall'artiglieria. Quello serviva al trasporto truppe ed è stato distrutto da un drone kamikaze fornitoci dai nostri partner occidentali. Anche la fanteria è stata eliminata. Almeno 20 civili sono stati trovati morti sul ciglio della strada tra Kharkiv e Lupiansk. La scoperta nello stesso giorno in cui un attacco della Russia a un centro di transito vicino Zaporizhia ha ucciso 25 persone. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver rapito il direttore generale della centrale nucleare di Zaporizhia. L'agenzia ucraina Energoatom ha riferito che l'esercito ha fermato l'auto di Igor Murashov, lo ha bendato e ha portato via il direttore della centrale. La sua detenzione mette in pericolo la sicurezza ucraina e della più grande centrale nucleare d'Europa, ha affermato il presidente di Energoatom, Pyotr Kotin. Kotin ha chiesto alla Russia di rilasciare immediatamente Murashov. Mosca, dal canto suo, non ha ancora commentato la notizia circa il rapimento dell'uomo. La società di gestione del gasdotto Nord Stream 2 ha reso noto che è finita la fuga di gas iniziata dopo le esplosioni sospette avvenute nei giorni scorsi nel Mar Baltico. L'agenzia danese per l'energia conferma la notizia, dichiarando che la pressione sembra essersi stabilizzata in uno dei due gasdotti che va dalla Russia alla Germania. Fonti di intelligence ritengono che gli oleodotti Nord Stream 1 e 2, nelle zone economiche esclusive di Svezia e Danimarca, siano stati colpiti in 4 punti da esplosioni con 500 kg di tritolo. Gli elettori bulgari votano questa domenica per la quarta volta in meno di 18 mesi, ma queste elezioni parlamentari non dovrebbero rompere lo stallo politico nel paese di 7 milioni di abitanti. Gli analisti prevedono una quinta elezione all'inizio del prossimo anno, perché dalle urne non dovrebbe emergere alcuna coalizione stabile. Penso che il risultato sia abbastanza imprevedibile perché abbiamo appena iniziato a vedere alcuni cambiamenti dopo circa 20 anni di era postcomunista. Spero che le persone votino per qualcosa di nuovo, per qualcosa di diverso e che siano coraggiose. Il paese più povero dell'Unione Europea è afflitto da instabilità politica dalla primavera del 2021, a seguito delle elezioni che hanno posto fine a 12 anni di governo di Bojko Borisov. L'ultimo primo ministro, il filo europeista Kirill Petkov, è caduto quest'estate dopo che uno dei partiti della sua fragile coalizione ha fatto mancare l'appoggio. Mentre nei sondaggi precedenti la divisione era a favore o contro il modello di governance degli ultimi 10 anni personificato dal partito di centrodestra e da Borisov, le questioni principali ora sono la stabilizzazione, il mantenimento dei prezzi bassi e le conseguenze della guerra. La divisione principale nel paese ora è tra est e ovest sulla mappa politica, piuttosto che tra status quo e cambiamento. L'inflazione in Bulgaria supera il 17% in un paese il cui PIL pro capite è 4 volte inferiore alla media dell'Unione Europea. Centinaia di persone hanno protestato a Londra a causa dell'elevato costo della vita. I manifestanti si sono radunati davanti alla stazione ferroviaria di King's Cross nella capitale
con in mano striscioni recanti le scritte «Tassate i ricchi, non attaccate i poveri, sostenete gli scioperi e abbiamo tutti bisogno di un aumento di stipendio». Nella manifestazione sostenuta da molte organizzazioni non governative e sindacati sono state osteggiate le politiche economiche del Partito Conservatore al potere. Cresce dunque la pressione per la nuova premier britannica Liz Truss. A poco meno di un mese dal suo insediamento ed una settimana dopo la presentazione di una contestatissima normativa in base alla quale ha disposto il taglio delle tasse per i più abbienti, il 51% delle persone intervistate in un recente sondaggio la inviterebbe già alle dimissioni. La premier ha comunque nuovamente giustificato il controverso programma con cui intenderebbe promuovere la crescita economica nel Regno Unito, che ha causato instabilità nei mercati e ha fatto affondare la sterlina. L'economia del paese potrebbe affrontare a breve un'ulteriore flessione a causa dell'aumento dei tassi di interesse. I manifestanti antigovernativi iracheni cantavano slogan mentre marciavano in piazza Tahrir a Baghdad. Si sono riuniti nella capitale irachena questo sabato per celebrare i 3 anni da quando sono scoppiate manifestazioni a livello nazionale contro la corruzione endemica. L'occasione era l'anniversario della protesta di ottobre del 2019, quando decine di migliaia di manifestanti, la maggior parte dei quali giovani, sono scesi in piazza. Il bilancio delle vittime dell'attacco suicida perpetrato questo venerdì in un centro educativo in un quartiere occidentale di Kabul, dove risiedono principalmente membri della comunità Hazara sciita, è salito questo sabato a 35. I feriti sono almeno 82. A rendere ancora più odioso l'attacco è il fatto che la maggior parte delle vittime fossero studentesse. Malgrado le assicurazioni dei talebani, le donne che studiano continuano ad essere mal tollerate. Cortei di protesta in moltissime città del mondo, in solidarietà col movimento iraniano scatenato dalla morte di Mahsa Amini. Qui siamo in Cile, ma le manifestazioni di solidarietà si tengono in più di 150 città, da Tokyo a San Francisco, sino a Londra. Anche a Roma migliaia di iraniani sono scesi in piazza nelle ultime 2 settimane per protestare contro la morte della 22enne, arrestata dalla polizia morale a Teheran per aver indossato male il velo islamico. Con questo regime non è possibile ricevere diritti umani, è tutto questo. Adesso è il momento che pensiamo che tutti abbiamo esperienza per cambiare questa oppressione di 43 anni. In totale non vogliamo avere questo governo e non vogliamo più Ayatollah. Il governo iraniano, che nega qualsiasi coinvolgimento della polizia nella morte della ragazza, ha arrestato centinaia di manifestanti definiti rivoltosi. In molte università del paese si sono tenute proteste per il rilascio degli studenti arrestati nell'ambito delle sommosse iniziate dopo la morte della 22enne. Undici giorni di festival, 146 film in concorso, una non-stop di pellicole a Zurigo, dove dal 22 settembre fino al 2 ottobre si tiene il Zurigo Film Festival, il concorso dedicato alla settima arte più importante della Svizzera. Ospiti internazionali del calibro di Liam Neeson e Diane Kruger hanno calcato il tappeto rosso. Charlotte Gainsbourg e Eddie Redmayne sono stati premiati con l'Occhio d'Oro. La National Gallery di Londra dedica una mostra a Lucian Freud, il pittore e nipote del più noto Sigmund. 70 anni di carriera, fama internazionale, la mostra monografica mostra l'evoluzione di un artista che ha saputo cogliere l'anima dei suoi soggetti mettendoli a nudo. L'Istituto del Mondo Arabo a Parigi ha voluto rendere visibile quello che per troppo tempo è rimasto invisibile, la cultura queer del mondo arabo. Alla mostra partecipano 23 artisti, tra pittori, fotografi, illustratori, performer, provenienti dal Maghreb fino all'Afghanistan. Il titolo è Habibi, che in arabo significa amore mio, la rivoluzione dell'amore. A Madrid la Fundación MAPFE propone una mostra a Julio González, Pablo Picasso e la dematerializzazione della scultura, un'analisi del lavoro congiunto dei due artisti che insieme crearono il monumento funebre di Guillaume Apollinaire. La mostra comprende 170 opere che ruotano intorno a quello che si considera l'arrivo dell'astrattismo nella scultura in ferro.